Un saluto cari amici di Extreme Hardware, quest'oggi parliamo di schede madri, lo facciamo presentandovi le Asus ROG, nel particolare la Crosshair 8 Formula e la Strix X570e Gaming. Sono due schede madri appunto dotate di chipset X570, oggi è il 7 luglio, proprio oggi vengono appunto immessi sul mercato i nuovi processori Ryzen per quanto riguarda la famiglia di AMD. Queste schede madri supportano ovviamente in pieno questi nuovi processori e sono dotate del nuovo chipset X570 e quindi si portano in dote tutte quelle che sono le novità di questo chipset, a partire dal PCI Express 4.0 che raddoppia la banda rispetto al 3.0 e il pieno supporto a la DDR4 3200 MHz e in questo caso anche oltre e quant'altro. Andiamo a vedere qui in questa prima parte di recensioni e video recensioni, in questo caso quelle che sono le caratteristiche di queste schede madri. Poi seguirà un secondo video con test e performance per quanto riguarda l'overclock di queste schede in associazione insieme a quelli che sono i test dei nuovi processori AMD non appena li avremo ultimati. Dunque partiamo dalle cose in comune che hanno queste due schede madri, che sono rivolte entrambe a gamer, ma che a quei gamer che hanno pretese leggermente diverse, perché la Crosshair Formula è, come sappiamo, la punta di diamante per quanto riguarda la famiglia ROG. È una scheda madre rivolta al top dei gamer, a chi vuole il massimo delle performance anche per quanto riguarda l'overclock. La Strix è ovviamente destinata ai gamer e anch'essa agli overclocker, però a coloro che hanno pretese sia per quanto riguarda di portafoglio che anche in generale magari leggermente inferiori rispetto a quelle della formula. Allora partiamo appunto dalle cose che hanno in comune queste due schede, ovviamente a partire dal socket AM4 e al pieno supporto ai nuovi processori Ryzen, chipset appunto X570, entrambe supportano le DDR4 128 giga di DDR4 3200 MHz, ma ovviamente si consiglia di utilizzare anche frequenze più elevate proprio per quanto riguarda poi l'ottica overclock. Sono entrambe dotate di due schede di rete LAN, una da 1 gigabit mentre l'altra è, per quanto riguarda la Crosshair Formula, da 5 gigabit, mentre per quanto riguarda la Strix da 2,5 gigabit, e poi lo andremo a vedere più nel dettaglio. Entrambe le schede sono dotate di 3 porte PCI Express 16 per funzionanti singolarmente, per quanto riguarda le prime due a 16 per appunto, se utilizzate in coppia, quindi in formato Crossfire o Sly, funzionano a 8 per ciascuna, mentre la terza porta funziona a 4, il terzo slot funziona a 4 per. Per quanto riguarda la Strix possiamo vedere che abbiamo due porte PCI Express 4 per, mentre per quanto riguarda la Crosshair 8 Formula abbiamo una porta PCI Express 4 per. Entrambe le schede sono dotate di Wi-Fi, abbiamo Wi-Fi 6 802.11 AX per quanto riguarda il protocollo, entrambe dotate di 8 porte SATA 6 gigabit e entrambe dotate di funzionalità per quanto riguarda l'overclock come il 5-way optimization, che ci consente di impostare tramite software 5 livelli di overclock in maniera automatica. Entrambe le schede sono RGB, abbiamo la possibilità di configurare appunto le colorazioni e i giochi di luce tramite le funzionalità Aura, e per quanto riguarda la Strix abbiamo anche la funzionalità Armory Create, che è l'applicazione, il software che ci consente di modificare e soprattutto sincronizzare quelli che sono le luci e i giochi di luce
con anche gli altri prodotti della famiglia Strix e della famiglia ROG che supportano questa funzione. Quindi tramite un semplice pannello possiamo andare a modificare tutte le luci e quant'altro di tutti gli apparecchi e gli accessori che sono compatibili. Andiamo dunque a vedere più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di una scheda piuttosto che dell'altra, partendo dalla Crossair 8 Formula, che è appunto l'ammiraglia per quanto riguarda le schede madri della famiglia AMD di ROG. Partiamo dunque guardando le caratteristiche tecniche della Crossair 8 Formula. Partiamo dal back IO, non abbiamo mascherine da applicare al case perché ovviamente è già inclusa nella scheda madre. Partendo dall'alto abbiamo un pulsante di Clear CMOS, quindi per resettare il BIOS, un pulsante di BIOS flashback per poter flashare il BIOS alla nuova versione inserendo la chiavetta USB e quindi andando a, appunto, flashare il nuovo BIOS. Abbiamo 8 porte USB 3.2 di seconda generazione, di cui 7 di tipo A e una di tipo C. Abbiamo i connettori per la Wi-Fi, Wi-Fi 6 802.11ax, modello AX200. Abbiamo due porte di rete, una Quantia da 5 gigabit per secondo e una Intel da 1 gigabit per secondo. Abbiamo altre 4 porte USB 3.2 di prima generazione e i connettori placcati oro per quanto riguarda gli ingressi e le uscite audio, scheda audio gestita da Supreme FX modello 1220S. Andiamo a vedere invece quelle che sono le caratteristiche più interessanti proprio a livello di PCB di questa scheda madre. Andiamo a parlare un attimo di dissipazione, aspetto fondamentale per quanto riguarda gli overclocker e i gamer. Potete notare che per quanto riguarda la zona processore, quindi alimentazione della CPU, abbiamo 16 linee di alimentazioni con 16 VRM. Sono ovviamente affiancati da, nella parte superiore, il connettore 8 pin ProCool 2 con accanto anche un ulteriore connettore 4 pin per garantire l'alimentazione necessaria in fase di overclock estremo. Le linee di alimentazione sono accompagnate da condensatori e capacitori 10K giapponesi. Per quanto riguarda il sistema di raffreddamento delle linee, appunto, di alimentazione, delle 16 linee di alimentazione, abbiamo un raffreddamento Cross Chill EK3 sviluppato da EK Waterblock. Abbiamo la possibilità di collegare in cascata un nostro sistema a liquido e quindi far girare il liquido all'interno del raffreddamento per quanto riguarda i MOSFET. Ovviamente non siamo obbligati a farlo, abbiamo anche la possibilità di lasciarlo così e quindi avere un raffreddamento passivo per quanto riguarda i MOSFET e l'alimentazione della linea della CPU. Si nota ovviamente la dissipazione anche per quanto riguarda il chipset. Abbiamo una ventola sotto questa parte in ABS, quindi per il raffreddamento del chipset X570, e potete notare che c'è anche un raffreddamento passivo per quanto riguarda i drive M2. Abbiamo due drive M2 ed entrambi sono appunto raffreddati e passivamente. Non solo, questa scheda madre ci offre anche un raffreddamento per quanto riguarda il backplate della scheda madre, quindi il retro della scheda madre, dove troviamo una lastra in acciaio galvanizzato che funge appunto da dissipazione per quanto riguarda dissipazione passiva, ovviamente, per quanto riguarda
tutto il retro della scheda madre. Andiamo a vedere ora quelli che sono altre caratteristiche di questa scheda. Abbiamo ad esempio ovviamente appunto i 4 slot per quanto riguarda la RAM. Siamo circondati da numerosissimi connettori per quanto riguarda le ventole, abbiamo anche ovviamente connettori per quanto riguarda sistemi a liquido, pompe per il water block, sistemi I/O e quant'altro. Ci sono connettori RGB classici e addressable RGB, abbiamo appunto le 4 slot per la DDR4, accanto troviamo il connettore Molex 24 pin, dove se ci fate caso si possono notare accanto appunto al connettore Molex dei LED, che sono dei LED di check in fase di boot per quanto riguarda la memoria, il processore e il boot appunto di sistema in caso ci fossero dei problemi. Quello che ovviamente balza agli occhi è qui dove abbiamo appunto il back I/O e la dissipazione per quanto riguarda i MOSFET. Abbiamo uno schermo da 1,5 pollici OLED che, oltre a regalarci giochi di luce e scritte ROG con il logo ROG, ci dona anche la funzionalità di Q-Control, ovvero in caso di errore, in caso di errore in fase di boot, funziona da schermo per darci i messaggi di errore da poi poter decifrare tramite il manuale di sistema. Andando avanti sotto il Molex, il connettore della scheda madre Molex 24 pin, abbiamo anche la possibilità di connettere ulteriori porte USB 3.2 sulla parte frontale. Abbiamo appunto 8 connettori SATA da 6 gigabit e, come vedete, come abbiamo già detto, abbiamo le 3 porte PCI Express 16x, funzionanti appunto a 16x per quanto riguarda la prima e la seconda, se usate singolarmente, oppure 8 e 8, e 4x per quanto riguarda l'ultima. Una porta appunto PCI Express 4x, e sul fondo troviamo tutti i vari connettori per quanto riguarda le USB frontali, il node e quant'altro. Mi sono dimenticato di dire che qui sopra la parte Molex abbiamo i 2 pulsanti, uno di accensione e uno di reset, per poter utilizzare la scheda madre e testare la scheda madre senza doverla per forza inserire all'interno del case. Sulla parte bassa invece, sul fondo, troviamo un pulsante di accensione in safe mode e un try again per quanto riguarda i problemi che si possono verificare in fase di boot. Possiamo provare nuovamente il boot mantenendo quelle caratteristiche di BIOS e anche di overclock che abbiamo scelto in fase appunto di setup. Passiamo dunque ad analizzare la ROG Strix X570 e Gaming. Partiamo dal back I/O, anche in questo caso integrato, quindi nessuna mascherina da applicare al case. Partendo dall'alto abbiamo il tasto per flashare il BIOS direttamente da chiavetta. Abbiamo una porta HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4, quindi supporto a quei processori che hanno la scheda video integrata, 8 porte USB 3.2 di seconda generazione, di cui 7 di tipo A e una di tipo C, connettore Wi-Fi 6 802.11ax modello AX200, due porte di rete, una da 2.5 gigabit al contrario della Crossair 8 Formula che è da 5 gigabit, e una da 1 gigabit di Intel, e connettori placcati oro per quanto riguarda il comparto audio, gestito anche in questo caso dalla Supreme FX 1220S.
Passiamo dunque al raffreddamento di questa scheda madre. Al contrario della Corsair 8 Formula, non abbiamo la possibilità di installare un liquido a cascata per quanto riguarda il raffreddamento dei MOSFET. Abbiamo anche in questo caso 16 linee di alimentazione per quanto riguarda la CPU, quindi 12+4, alimentazione gestita da DigiPlus Power Control. Abbiamo anche in questo caso il connettore 8 pin ProCool con accanto l'aggiunta di un 4 pin per gli overclock più estremi. Parlavamo del raffreddamento dei MOSFET. Abbiamo un raffreddamento passivo Heatsink da 8 mm per quanto riguarda il pipe interno, e abbiamo il thermal pad tra appunto la piastra di raffreddamento e i MOSFET. Anche in questo caso abbiamo capacitori giapponesi, quindi ad altissima efficienza. Per quanto riguarda invece il chipset, abbiamo un raffreddamento attivo con una ventola indirizzata, quindi un flusso d'aria indirizzato verso il basso, quindi abbiamo un raffreddamento attivo per quanto riguarda il chipset, e un raffreddamento passivo invece per quanto riguarda i due connettori M2 PCI Express 4.0 anch'essi, che sono disposti uno nella parte alta e uno nella parte più bassa della parte relativa al chipset e ai connettori PCI Express. Proseguendo, troviamo i connettori per quanto riguarda il raffreddamento del processore, quindi per le ventole, per gli impianti a liquido abbiamo connettori per i water block, per i kit I/O, abbiamo connettori per quanto riguarda invece le luci, quindi RGB e addressable RGB. Non abbiamo tasti di avvio e reset o safe boot e quant'altro, cose che trovavamo appunto sulla Corsair 8 Formula. In questo caso non ci sono. Troviamo il connettore ovviamente 24 pin per quanto riguarda l'alimentazione della scheda madre e il connettore per le USB frontali. Non abbiamo lo schermo da 1.5 pollici OLED per quanto riguarda il Q-Code per gli errori, ma in questo caso abbiamo un piccolo schermo nella parte bassa a due cifre per appunto ricevere gli eventuali errori e andare quindi sulla scheda madre a verificare il significato dell'errore che ci viene mostrato. Abbiamo anche in questo caso però i LED di CPU boot e RAM per quanto riguarda il check in fase di avvio, tre porte PCI Express anche in questo caso, come abbiamo già detto all'inizio, quindi da 16 per funzionanti le prime due, 16 per singolarmente, oppure 8 per in caso di crossfire, e la terza è 4 per, e abbiamo ulteriori due porte PCI Express 4 per. Per quanto riguarda questa scheda madre, come per la Corsair 8 Formula, abbiamo ovviamente LED e quant'altro gestibili tramite i vari software e quindi giochi di luce. In questo caso abbiamo il logo ROG, scusate, e la scritta Strix che troviamo vicino al pannello posteriore che si illuminano, e troviamo anche dei LED vicino alla ventola del chipset. Per quanto riguarda i software, entrambe le schede madri condividono praticamente gli stessi programmi, che sono quelli sviluppati da ROG proprio per i suoi clienti. Abbiamo Game First 5, ovvero una gestione migliorata per quanto riguarda la rete, sia Wi-Fi che LAN, e quindi la gestione delle latenze in fase di gaming è migliorata, un ping leggermente più basso per favorire i videogiocatori. Abbiamo il Sonic Studio che permette all'utente di gestire il comparto audio creando effetti Dolby e quant'altro. Abbiamo il RAM Cache 3 che ci consente un avvio più veloce per quanto riguarda le applicazioni e in particolar modo i giochi
che vengono caricati direttamente in RAM, e questo software permette appunto la gestione migliore di questi avvii. E poi abbiamo tutto quello che è il comparto luci e RGB, aura e quant'altro per quanto riguarda entrambe le schede. Con Armory Crate, che è praticamente un software che ci consente di sincronizzare quelle che sono le luci, o comunque gestire quelle che sono le luci e i LED di tutte le applicazioni, di tutti i prodotti, scusate, della famiglia ROG, che supportano questo software. Quindi voi volendo potete utilizzare la scheda madre e eventualmente una scheda video, un water block piuttosto che altri prodotti, tutti con lo stesso gioco di luci, e effettuare una sincronizzazione tra di loro per quanto riguarda i giochi di luce. Per quanto riguarda questa parte della video recensione è tutto. Arriverà la seconda parte con i test relativi a queste due schede madre, soprattutto per quanto riguarda l'ambito overclock. Arriveranno poi insieme ai test dei nuovi processori AMD Ryzen della serie 3000. Quindi per adesso è tutto, vi esorto a lasciare un commento qui sotto il video, in descrizione troverete poi un articolo completo per quanto riguarda queste due schede madri. Seguiteci qui sul canale di YouTube e su Instagram in primis, perché appunto potrete vedere la seconda parte con i test, e poi perché arriveranno dei giveaway per coloro che ci seguono. Quindi per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware un saluto, ciao!